Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Esiste una particolare iscrizione che è molto interessante dal punto di vista enigmistico. Si suppone sia in latino, e dico si suppone perché non è chiarissima la traduzione, ci sono solo delle particolari ipotesi. È particolare perché può essere letta sia nell'ordine corretto, quindi da sinistra verso destra e scendendo lungo le righe, ma anche dall'alto verso il basso, ma anche dal basso verso l'altro e dal basso destra andando al contrario. L'iscrizione è anche il titolo del gioco che vado a presentarvi, ovvero sia Sator Arepo Tenet Opera Rotas, che in occasione di Essen 2015, nella quale è stata fatta proprio la riedizione che state vedendo, è stata aggiunta anche l'espansione Malleus Maleficarum. Esso è un gioco per 2-4 giocatori di Enrico Pesce e Federica Rinaldi, edito in collaborazione da Scribabs e Postscriptum, che colgo l'occasione per ringraziare per avermi fatto mettere le mani su questo particolare tomo antico, come vedete dai lati della scatola. Andiamo a vedere! Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. Durante ciascun turno il giocatore ha a disposizione 6 punti azione, che potrà spendere giocando le carte dalla propria mano. Le carte sono di due tipi, Moves e Rotas. Una carta Moves agisce su una qualsiasi tessera sul piano di gioco che abbia il motivo riportato su di essa, e spendendo 1, 2 o 3 punti azione faremo fare a tale tessera 1, 2 o 3 movimenti. Ad esempio, giocando questa carta e scegliendo di usare 2 punti azione potrei fare 1 e 2. Una carta Rotas invece agisce su una qualsiasi tessera che abbia la forma riportata su di essa, e spendendo 2 punti azione faremo eseguire una rotazione di 90 o 180 gradi scegliendo un fulcro a nostro piacere. Spendendo 4 punti azione le rotazioni saranno 2 e potremo eventualmente cambiare il fulcro di rotazione. Ad esempio, scegliendo questa tesserina potrei fare una rotazione di questo tipo scegliendo questo fulcro. Se scelgo il centrale potrei fare così o addirittura così con i 180 gradi. Infine, scegliendo questo fulcro potrei ad esempio fare questo. Nel proprio turno poi ciascun giocatore ha a disposizione un'azione gratuita che può spendere prima o dopo l'utilizzo di una qualsiasi carta. L'azione gratuita permette di fare una rotazione, di fare un movimento a una tessera che non abbia su nessun accolito, oppure di far fare un passo al proprio accolito. Al termine del turno, quando uno non vuole più giocare carte, farà muovere il proprio accolito di tanti passi quanti sono le carte che ha giocato in quel turno, nel mio caso 2 passi. Se il movimento in questione mi fa finire su un libro del mio colore, collezionerò il libro e lo metterò nella mia riserva. Al termine del turno le carte vanno scartate e si ripristinerà la mano a 6 carte, pescandole a propria scelta sia dal mazzo Incertus Movet, quello comune per tutti, oppure dal proprio mazzo di carte speciali. Queste carte sono ovviamente molto più forti, ma chiedono di usare molti più punti azione rispetto a quelle base. Il primo giocatore che riesce a collezionare tutti e 4 i libri del proprio colore dalla plancia è dichiarato il vincitore. Come avete visto, il regolamento è molto semplice da spiegare. Fondamentalmente dovete far applicare le regole di traslazione e rotazione alle passerelle sulla plancia di gioco. Quello però che vi consiglio è di far fare un po' di tentativi ai giocatori, soprattutto sulla parte di rotazione delle passerelle. Infatti il vostro monaco si muoverà molto poco, 3-4 passi al massimo durante un turno. Quello che davvero vi darà il vantaggio sugli altri giocatori è ruotare e traslare le passerelle in maniera tale che i libri si avvicinino a voi, e vi assicuro che con delle rotazioni fatte ad hoc potrete guadagnare anche una decina di passi proprio con una sola carta giocata. Probabilmente, siccome avete visto che potete muovere le passerelle solamente in base alle carte che avete in mano, penserete che il gioco sia un po' retto dal caso, ma a parte che nel turno è prevista una parte in cui poter buttare delle carte dalla propria mano per prenderle dal mazzo, e addirittura potete buttare una combinazione di carte normali e libere fidei per andare a cercare una particolare carta all'interno del mazzo, vi assicuro che il gioco è molto più controllabile di quello che sembra. Quello che in realtà potrà scombinare un po' i vostri piani è il movimento che gli altri giocatori applicheranno alle passerelle, a volte per avvantaggiare se stessi, altre volte magari per danneggiare voi. Visto che stiamo parlando di regolamento, direi di introdurre subito anche la parte di modifica alle regole e di aggiunta alle regole che introduce l'espansione Malleus Maleficarum. Ci sono nuovi materiali da utilizzare e nuove cose a cui fare attenzione. Innanzitutto dovremo sostituire 8 tessere dal gioco con le 8 rappresentate qua al centro, che hanno forme un po' più bizzarre e sono più difficili da gestire. Ovviamente saranno sostituite anche le relative carte per i diversi movimenti. Viene piazzato al centro del piano di gioco il monaco nero, e infine ad ogni giocatore viene sostituito il liber fidei delle proprie abilità speciali con un Malleus Maleficarum. Le regole addizionali sono: quando un giocatore gioca una carta dalla propria mano per eseguire una delle azioni possibili, tutti gli altri giocatori hanno la possibilità di scartare una carta dalla propria mano per far compiere 2 passi al monaco nero. Esso, essendo un fantasma, potrà anche muoversi sugli spazi senza passerella. Nel momento in cui il monaco nero riesce a scavalcare una delle pedine avversarie, tale giocatore guadagnerà 2 nuove maledizioni e le porrà di fronte a sé. È possibile guadagnare maledizioni anche attraverso le carte del Malleus, che sono sempre azioni bonus molto potenti. Potrete per ognuna o guadagnare 2 maledizioni
maledizioni come indicato, oppure scartare due maledizioni di fronte a voi, ma da questo momento in poi dovrete sempre giocare con una carta in meno in mano. Perché scartare le maledizioni? Perché ogni tre maledizioni che avrete davanti avrete un'azione in meno da utilizzare nel vostro turno. Inoltre, quando uno dei monaci guadagna un libro del suo colore, come in questo caso il verde guadagna il libricino verde, esso viene sostituito con uno dei libri neri. Alla fine del turno, il monaco nero cercherà di avvicinarsi il più velocemente possibile a uno dei libri neri per collezionarlo. Ovviamente, anche in questo caso, se venite scavalcati, collezionerete nuove maledizioni. In questo caso, come avete visto, la mole di regole da apprendere è un po' più alta, soprattutto per la gestione delle maledizioni, che hanno anche una fase in cui le ricevete e quindi ancora non sono attive, quindi non vi daranno i vostri malus, e in una fase in cui poi saranno effettivamente attive, quindi perderete punti azione, potrete recuperarli, eccetera. Insomma, questa gestione appesantisce leggermente il carico sui giocatori e quindi vi sconsiglio di utilizzarla soprattutto alla prima partita. Cosa cambia quindi giocare con il gioco base o con l'espansione? Beh, con il gioco base sicuramente la partita risulta più silenziosa e più adatta alla riflessione. Avrete modo di gestire molto bene le vostre passerelle e pianificare bene le vostre mosse. Allo stesso tempo però potete immaginare che in più di due giocatori, in cui la partita diventa davvero un botta e risposta, si allunghino di molto i tempi morti. Con l'espansione invece tutto questo non esiste. C'è una molto più alta interazione diretta, proprio perché potete lanciare le maledizioni ai vostri avversari, potrete giocare anche nel turno dei gli altri scartando le carte, e anche questo vi aiuterà a ripristinare più velocemente la vostra mano. Se avete carte che non vi piacciono in mano, potrete anche decidere di scartarle per muovere il monaco nero, solamente perché così ripristinerete a 6 la vostra mano prima del vostro turno. Insomma, nonostante ci siano più regole, rimane più leggera la partita. Quindi vi posso dire che se volete una bella sfida, se siete in due giocatori potete giocare con il base, se siete in più giocatori allora fate, vabbè, magari una prima partita con il gioco base per impratichirvi con le meccaniche, ma poi inserite sicuramente l'espansione. Parlando di materiali, possiamo dire che all'interno della scatola ce ne sono tanti e comunque funzionali. Mi piace molto il fatto che il tabellone risulti tridimensionale, sia per la presenza delle passerelle, ok, che si muovono su di esso, ma anche perché hanno deciso di utilizzare delle piccole miniature per i monaci e per i gargoyle. Gargoyle non vi ho detto che cosa fanno, semplicemente se le piazzate su una passerella, tale passerella non si potrà più muovere. In più avete i vostri token, i vari tipi di mazzi di carta, hanno fatto anche il mazzettino delle carte quadrate per tenere i malus dell'espansione, e poi c'è un piccolo mazzo di carte sempre quadrate anch'esse, che vi aiuterà nel setup del gioco, perché era un setup sempre diverso sul piazzamento dei libri all'inizio dello stesso. Anche questa è una piccola cosa, ma rende molto più interessante il fatto che ci abbiano pensato nel gioco. In conclusione vi posso dire che una partita a Sator dà una buona soddisfazione alla fine della stessa. Il pensiero che ci avete buttato dentro per riuscire a fare tutte le vostre mosse sicuramente si rispecchia nel risultato finale. Se avete conseguito la vittoria, nessuno potrà dire che siete stati più fortunati o comunque che loro sono stati più sfortunati. Chiaramente tutto questo non lo rende un gioco proponibile a tutti. Non è complesso da imparare, quindi non lo targhetto solo come gioco da gamer, ma allo stesso tempo state un po' attenti a chi far sedere al tavolo. Con questo mi invito però sicuramente a una partita. A me ha intrigato alla prima e ho provato a giocare diverse partite in due o più giocatori, però per capire anche come cambiano le interazioni e come bisogna stare attenti a giocare. Come vi dicevo, la soddisfazione verrà fuori, quindi niente, provate questo Sator. Con questo finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!